presentato un emendamento alla legge di bilancio, c'è stato un rifinanziamento dell'apprendistato duale e questo io credo sia una buona notizia, perché ci consegna la possibilità di continuare per un percorso che è importante proprio in quello spirito di relazione forte tra la formazione e il lavoro, che è un po' l'impianto generale del lavoro che stiamo facendo. Penso anche al finanziamento degli istituti di formazione tecnica, di ITS, di formazione tecnica superiore, penso al lavoro che si sta facendo con le lauree professionalizzanti, con il lavoro che stiamo facendo intorno al tema impresa 4.0 e la formazione all'interno dell'impresa. Sapere, conoscenza, formazione, innovazione sono le condizioni essenziali per il lavoro e quindi bisogna investire in questa direzione. Naturalmente noi abbiamo fatto questa scelta della decontribuzione, quindi di una riduzione del 50% degli oneri previdenziali per i giovani fino a 35 anni, vale 3 anni, ma è una norma permanente, per cui tutti i giovani che arriveranno a quella condizione, anche tra 5, 6, 7, 8 anni, avranno sempre comunque questo aiuto, questo sostegno. L'orientamento è un elemento assolutamente essenziale, avere un'occasione come questa dove si possono vedere concretamente in campo le diverse esperienze che in tanti luoghi e in le aziende, le scuole, le istituzioni mettono in campo è sicuramente una grande opportunità. Io ormai sono, come dire, presente qui da un po' di anni, proprio perché credo valga la pena intanto conoscere quello che accade e poi dare concretamente il segno dell'importanza del dialogo tra la scuola e il lavoro, che è, credo, la chiave per il nostro futuro.